Un altro incidente causato da una donna in stato di ebbrezza stamani attorno alle 6, nella discesa di Porta Garibaldi in campo Marconi a Chioggia. Questa persona ha perso il controllo della propria Fiat Punto, che è andata a sbattere contro uno dei paracarri che delimitano il marciapiede, distruggendo la parte anteriore destra della vettura e rimanendo incastrata per qualche ora in plein air. Particolare importante, la donna ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test, il che le è valsa comunque la sanzione di guida in stato di ebbrezza. È il secondo caso analogo in 2 giorni, dopo la ragazza che nella notte fra sabato e domenica ha distrutto la sua auto sopra un marciapiede, all'incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Vettor Pisani a Sottomarina. Le Mille e una notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto, tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le Mille e una notte di Elisa, riposi bene e risparmi, Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.